entrando a Piedigrotta, nella chiesa di Piedigrotta, qui abbiamo il signor Rocco Laporta. Rocco Laporta che ci vedrà come è stabilita questa chiesa. Allora, signor Laporta, mi dica. Allora, questa chiesetta nasce nel fine 1600, che è stato frutto di un ex voto di marinai napoletani naufraghi, che praticamente dopo una tempesta si salvarono loro e il quadro che avevano a bordo del veliero. Salvandosi decisero di rendergli il voto alla Madonna, collocandolo nella prima cavità naturale che c'era della grotta. Fine 1600, poi fine 1800 la famiglia Barone, che era una famiglia del posto, decise di ampliare la grotta. Man mano che l'ampliava, il materiale che ricavavano, che il tipo di materiale sarebbe arenaria, cosa facevano? Lo ricompattavano con la calce, facevano il blocco e poi direttamente dal blocco ricavavano le statue. Padre e figlio Angelo Alfonso Barone sono riusciti a ricavarne 232 all'interno. Dopo che è stata completata questa chiesetta, si dice che entrarono dei ragazzini e per gioco decapitarono quasi tutte le statue. Un nipote della famiglia Barone, che era in Canada, decise, venendo in visita, trovò questo scenario e decise di ritornare in paese e ripristinare gran parte delle statue. Per la maggior parte le scene che vedete dentro questa chiesetta sono tutte scene bibliche. Ve le descrivo dall'entrata. Questa di fronte a voi, questa è la Madonna di Lourdes, con Bernadette sotto che prega, e al fianco sulla destra c'è la scena degli ammalati che vanno in preghiera. Questo di fronte a voi è San Giorgio a cavallo che trafigge il drago e salva la principessa, che è anche il santo patrono di Pizzo. Qua troviamo la pesca miracolosa, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dentro quella cavità, quei due volti sono i due medaglioni che ha fatto il nipote della famiglia Barone intorno al 1960, che sarebbero John Kennedy sulla sinistra e a destra Papa Giovanni XXIII. Questa è l'ultima opera che è stata fatta all'interno dalla famiglia Barone. L'acqua che vedete dentro queste pozze è acqua sorgiva, è acqua naturale, che trasuda dalle pareti. Poi ci sono dei canaletti che la convogliono all'interno e poi un troppo pieno la fa uscire fuori, c'è sempre un ciclo continuo. La scultura che vedrete dietro il quadro della Madonna sarebbe l'albero della vita. Invece il dipinto sopra è l'Assunzione della Maria, Maria in cielo. Poi invece sulla sinistra, questa parte qua sarebbe il presepe. Sulla sinistra questo è il presepe con la Natività di fronte completa. Sopra la Natività trovate lo Spirito Santo. Invece nella parte alta si vedono i remaggi. Poi andando verso l'esterno trovate questa statua che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù. Sacro Cuore di Gesù, e invece da tutt'altro lato trovate il Sacro Cuore di Maria.
Invece qua abbiamo Sant'Antonio da Padova. E dall'altro lato San Francesco da Paola, che raffigura il miracolo del mantello, l'attraversamento dello stretto di Messina sul mantello. Poi in questa piccola cappella c'è raffigurata quella in alto, la Madonna, e quella in fondo la Madonna di Pompei, quella al centro un sacerdote che apparteneva alla famiglia Barone, quattro angeli laterali e poi davanti abbiamo San Tommaso sulla sinistra e San Domenico sulla destra. Poi il pesce che rappresenta sia la cristianità che il logo dei pescatori, con due angeletti laterali. Guardando sul soffitto, sulla mia destra, trovate il dipinto che raffigura la prima apparizione della Madonna a Lourdes.